Io vi richiedo 2000 like, ma vi dico anche di lasciare nei commenti una domandina a tema macchine. Macchina mia, quello che volete. Alala, perché sono qua? Ho sbagliato. E ciao! Ciao, sono sempre io, non è un editing. Questa situazione assomiglia a Musaschi tipo di un anno fa, dove io chiedevo like e voi me ne davate tanti, e ogni volta che raggiungevamo quei like io facevo uscire un video. Quindi la situazione è sempre uguale, arriviamo a 2000 e il giorno dopo vi faccio uscire un altro video sulla macchina. O il giorno dopo, dopo. Io ho montato un accrocchio grosso, tipo. Devo mettere la cremina. Mamma mia. Io faccio un giro in macchina. Ma oggi cos'è? Domenica. No, però così voi vedete se io insulto qualcuno alla mia sinistra. Oh no. Hey, ho pianto. Fra, ma sto piangendo. La GoPro trema un botto. Ma voi la vedete fare... No, però così si vede che ho insultato tre. Comunque posso dire che è illegale vedere la benzina a 1,7? Ehi. Fra, te sei andata contro un muro. Ma avete mai visto il po'... Cazzo fai? Spacchi bite. Non avete... Ma qua... Ma madonna quanto dondoli. Oh, si toccano? Sai. Che bella la stazione, raga. Mamma mia, veramente uno dei posti più belli. Proprio ti ispira good vibes, no? E qui dietro c'è l'indiano. L'indiano non è malvagio, ma sa tanto di indiano, capito? Cioè, è un botto di indiano. Ah, tipo, ecco, una cosa figa, come in realtà di tutte le macchine nel mercato dagli ultimi 30 anni a questa parte, è che c'ha le luci automatiche. È bellissimo, è carino, capito? Lui, te lo metti lì e lui fa sempre fra. Decido io quando accendere, è interessante. Andiamo nelle strade in campagna. Poi quando faccio video sulla macchina devo stare attento a proprio... Ma guarda, fai un video sulla macchina e non va bene. No vecchio, ma come ti piace la tua macchina? È una macchina di merda, ma la mia è molto meglio. Ma è lentissima. Ma la mia Peugeot del 62 va molto di più. Bravo vecchio. You're good. Pure vale anche così, tipo ho fatto il video in macchina. Non lo sapevo che Phil avesse il copyright su qualsiasi video in macchina con la GoPro. Quindi Phil, io ti chiedo umilmente perdono. Solo messo la GoPro, perché voi non lo sapete, ma io l'ho comprata tipo un anno fa questa GoPro e non l'ho mai usata. Mai, eh. Comunque lì davanti c'è una bimba che non so quanti anni ha, ma dai lineamenti del viso potrebbe tranquillamente essere tipo mia zia di secondo grado. Perché le bimbe che... Cioè, ma perché sono nude? Cioè, allora, non è che sto guardando, però... No, ho guardato perché... sono nude, fa freddo fuori, eh. Quelle lì invece nude. Ma nude, eh. Cioè, non ha... Vabbè, non guardo più. Io non guardo più. Ho guardato. Ma poi come fanno a stare con la pancia di fuori? Bro, ma quanti anni hanno? Ma se quello è il loro amico... Perché io devo fare video in macchina? Che cazzo mi serve fare un video in macchina? Cioè, ho fatto il pieno prima. 80 euro! Ditemi che non devo piangere. Ditemi che non devo fottutamente piangere. Poi manco arriva a 2000 like sto video. Che poi lo scorso video... Fra, questa Clio è... Cos'è? Mamma mia quanto è cattiva. Guarda che bello con questo sole lì che tocca le campagne. Io non capisco se mi vuoi o no, macchina. Ah, comunque, vi dico una cosa. 2000 like e avrei fatto uscire il video in cui ve la faccio vedere, capito? E in quello lì vorrei fare qualcosina di carino, capito? No, nel senso, inerente alla macchina. E mi piacerebbe fare una sorta di Musaschi inerente appunto alle domandine sulla macchina e in generale. Cioè nel senso, Muso, ma perché hai scelto quella? Quali erano le altre macchine che ti piacevano? Oppure che modifiche ci hai fatto? Cosa ti piacerebbe fare? Quanto l'hai pagata? Non lo so, capito? Tutte queste domandine magari così, giusto per parlare di cose che non siano sempre live su Twitch. E tra parentesi, lo so, tutti i giorni sono lì. Adesso sono lì, sono già lì, fra. Marketing. Io vi richiedo 2000 like, ma vi dico anche di lasciare nei commenti una domandina a tema macchine. Macchina mia, quello che volete. 2000 like. Se non arriviamo a 2000 like, io ammazzo questo signore. Vabbè, nel dubbio. Comunque, ragazzi, il cambio manuale è proprio... Cioè, ti fa sentire... È bello averlo, no? In mano, così. Bello, pam! Ah, vedi che non fa più quel rumorino. Mi ha dato un bullone perché era un problema di fabbrica. Te vuoi veramente superarmi? Ah, qui c'è il limite del cerbiatto. Quanto sono belle le strade in campagna così. Che guarda che roba bella. C'è gli extracomunitari sulla strada. No, però guarda che robetta. C'è il sole che ti pusha. Fai un incidente, nessuno ti scopre. Prima che qualcuno
veda il mio hit e mi funziona il braccio. Ma che è un castello quello? Perché tipo una persona dovrebbe comprare un'auto del genere, tipo? No, nulla, nulla di cattiveria, eh. Ma perché freni? Oddio, ma questo qui è l'incontro da titani. Ah no, una Fiat Ulisse. Alcune macchine sono proprio brutte. Ho fame. Questi taralli sono qui da... Da quando ho fatto il wrap alla macchina? Aprile? Aprili! Ho i brividi. Che schifo. Mamma mia. La consistenza è dei taralli, il respiro è del pongo. Fa un po' schifo. Mamma mia, che schifo. Ma perché freni? Ma fai 40! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ma poi mi stai facendo... Ma dai, questi taralli del cazzo, porca voglia. Non è freno! Ve l'ho finito i taralli! Mamma mia, quanto ci vorrebbe un po' d'acqua però, Ci metto di meno ad arrivare a Bologna. Ah no, Ma come in pantaloncini corti? Ma è matto. Oh, c'è la Vespa Viola! Allora, io ho sete un macello e devo mettere la cremina. Ti fai impazzire. È una Panda bellissima.